Nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo è stato firmato in sala giunta a Pescara un protocollo d'intesa con il quale l'amministrazione comunale aderisce al programma Autism Friendly Abruzzo, che introduce le buone pratiche per l'accoglienza delle persone con autismo e delle loro famiglie nelle sedi pubbliche. Un modo anche per tenere accesi i riflettori per un'informazione sempre più capillare. Dopo la firma, bambini e rappresentanti dell'ANCSA, Associazione Genitori Persone con Autismo, hanno fatto volare palloncini blu, il colore dell'autismo, come sottolinea Alessandra Portinari dell'ANCSA. Blu è il colore dell'autismo, proprio le Nazioni Unite nel 2007 istituirono questa giornata, e il blu è il colore della speranza, della sicurezza, ed è questo colore che ci piacerebbe noi famiglie che venisse sempre dato dalla società. La firma di questo protocollo è solo l'inizio, ricordavi in conferenza stampa. Cosa accadrà dopo Pasqua? Ci sarà la formazione di tutti coloro che hanno aderito a questa rete, quindi anche dei dipendenti del comune di Pescara, che riceveranno una formazione sull'autismo. Quindi è proprio oggi si gettano le basi di una consapevolezza che significa non solo informazione sull'autismo, ma prendere coscienza di quelle che sono le dinamiche e le problematiche anche delle famiglie con autismo, e come effettivamente poter dare loro accoglienza e integrazione in tutti i luoghi, in tutti gli ambienti della società. E domani alle 17:30 al Cinema Massimo, proiezione di un docufilm in cui si racconta l'esperienza di autonomia ed emozioni di 9 bambini autistici che percorrono 200 chilometri sull'antica via Frangigena per arrivare a Roma. L'ingresso è gratuito. Infine, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, sottolinea la forza della solidarietà. Il peso che oggi i genitori sopportano di questi bambini e di queste persone è un peso grandissimo. E quindi se noi possiamo in qualche modo alleviare questo peso attraverso azioni come questa che stiamo compiendo oggi, lo facciamo volentieri, perché una società migliore si costruisce proprio attraverso azioni di solidarietà, di generosità, di coinvolgimento di tutta una società. Che cosa è successo con la pandemia? La pandemia ha radicalizzato le posizioni, ha radicalizzato l'aspetto purtroppo egoistico nelle persone, ma ha anche radicalizzato l'aspetto solidale. Io ho visto tante, tante, tante persone che si danno agli altri per aiutarli, e questa è la cosa più bella. Una società migliore si costruisce così.